Questo è Netatmo Kit Starter Pack valvole termostatiche, che è composto da due valvole ed un relè per comunicare tra le valvole e il termostato di zona, che nel mio caso è un termostato Bticino Smarter 2 con wifi. All'interno abbiamo il relè, due valvole, e poi come ultima scatola abbiamo il connettore per il relè e le riduzioni adattatori per i termosifoni in base alla tipologia di termosifoni che abbiamo, in base alle marche e i modelli. Questa invece è la valvola singola aggiuntiva, che non richiede il relè, perché nel kit dello starter pack con il suo relè è possibile controllare fino a 20 di queste valvole qui. Quindi una volta comprato lo starter pack con il relè si possono comprare valvole aggiuntive fino a 20. All'interno della singola confezione, della singola valvola, abbiamo la valvola e poi anche qui gli adattatori per i termosifoni e le pile, come in tutti i kit. Adesso passiamo alla fase della sostituzione della valvola esistente. Si tira indietro forte questa ghiera con la valvola tutta aperta e viene via. Si mette l'adattatore per il termosifone dal termosifone alla nostra valvola, che verrà avvitata qua sopra. E lo si fissa con le sue viti già in dotazione qua. Poi prendiamo la nostra valvola nuova e la andiamo ad avvitare nel suo adattatore e poi stringiamo forte perché la valvola sia bene adattata. Adesso andiamo ad inserire le pile pollo positivo nella prima in su, nella seconda il negativo in qua. Comunque c'è sempre scritto, anche se in piccolo, la polarità delle pile. Si inserisce e si richiude. Adesso tramite questa app Home Plus Control vado a far riconoscere le valvole al sistema. Io l'ho già installata perché ho già delle valvole precedentemente. Aggiungi prodotto alla casa, Netatmo, valvola intelligente, quella è l'ultima che abbiamo installato, e per andare a fare il riconoscimento attiviamo l'app e poi andiamo nella batteria della valvola e togliamo le pile per 2 secondi e le rimettiamo e vanno in riconoscimento le valvole con il sistema. Dopo aver rimosso le pile dalla valvola, ho fatto adesso l'acquisizione dall'app e me l'ha trovata la valvola 3. Le valvole che desideri installare sono tutte visualizzate? Sì, per ora sì. E vado a programmare questa, e questa l'ha già trovata. Adesso la valvola l'abbiamo identificata, è già acquisita e rinominata come cucina e funziona bene. Il sistema è semplice, però è anche lento nell'acquisizione, in tutte queste cose qua, solo quello.